Questo breve video tutorial servirà a mostrare l'utilizzo del manichino multiposa per la modellazione di figurini. È molto utile sia per lo scultore principiante che non dovrà districarsi fra fili di ferro, misure e proporzioni di cui probabilmente non ha grande esperienza, sia per il professionista, il quale potrà procedere alla modellazione senza perdere tempo con un lavoro ripetitivo. È stampato in resina poliuretanica e le articolazioni sono assicurate da filo metallico. L'anatomia è essenziale. Viene fornito in quattro pezzi: torace testa, bacino gambe e braccia. Se il perno di giunzione dovesse essere più lungo del necessario, dovrete provvedere a tagliarlo con l'aiuto di un tronchesino. Ora andiamo a fissare le due parti utilizzando un goccio di colla cera acrilica sul perno. Abbiate la cortezza affinché la colla non fa la presa di far ruotare il perno. Dovrà rimanere fissato ma non bloccato. Questo per non compromettere la rotazione e eventuali modifiche in altezza. Le articolazioni sono facilmente registrabili. Per dare la migliore postura, il manichino può essere utilizzato sia per la modellazione completa del figurino, oppure parziale, utilizzando mani, teste, calzature o altre parti facilmente reperibili in commercio. Per cambiare la testa, incidete la resina con un taglierino il nuovo pezzo dovrà essere forato e bloccato sul perno con la cera acrilica. Fatelo ruotare finché la corda non farà presa. Per le calzature il procedimento sarà lo stesso. Andrà tagliata la parte da togliere, da cambiare, forato il pezzo e inserito nel perno. Per la modellazione possono essere utilizzati tutti i tipi di stucco tranne quelli che richiedono una cottura per polimerizzare. Per ordini d'acquisto contattate gli indirizzi che vedete in sovraimpressione. Finisce qui questo tutorial e il mio consiglio è provatelo, non potrete più farne a meno. Un saluto e buon modellismo.